Allora, buongiorno a tutti, amici del gruppo Partano Today. Oggi intervistiamo il consigliere comunale Raffaele Benenati. Allora, buongiorno al consigliere. Lei è stato eletto con la lista civica Libertà per Partanna. Volevo sapere in che cosa consiste il suo progetto politico, in cosa consisteva, visto che lei è stato eletto già a giugno. Ma il mio progetto politico, che non è il mio progetto politico, ma è il progetto di Catania Sindaco, che è risultato essere vincente alle recenti elezioni amministrative, è quello di, non è altro che il concetto di sintesi che era stato promosso da un gruppo di giovani partannese con il circolo e l'attività ricreativa di Partanna Città Viva. Anche se il sottoscritto ha avuto una brevissima esperienza di politica attiva come segretario del Popolo delle Libertà locale, ha individuato subito nel progetto di Catania, quindi soprattutto nella sua persona, quello di un'attività amministrativa che vedeva a un rinnovamento della classe dirigente locale, sia dal punto di vista politico, ma soprattutto anche dal nuovo input stimolativo da un punto di vista anche amministrativo. Benissimo, con quanti voti è stato eletto? Io sono l'ultimo dei consiglieri che è stato eletto nella lista Libertà per Partanna con solamente 60 voti, il fortunato di turno. E la sua, diciamo, esperienza attuale? Come si è trovato in questo La consiglio? mia attuale esperienza viene vissuta nel gruppo Libertà insieme al collega Gianni Lopiano, che è il mio attuale capogruppo. Sono il presidente della seconda commissione che si occupa di attività di bilancio e di patrimonio del comune e attualmente stiamo svolgendo un'attività soprattutto di controllo ma stimolativa anche nei confronti dell'attuale amministrazione. Benissimo. Diciamo che le liste civiche poi al lungo andare diciamo, finiscono la loro funzione. Politicamente ha una collocazione oppure ancora non ha deciso come collocarsi, visto anche il panorama italiano che è molto frastagliato? Beh, io sarei falso a dire che non ho un'identità politica perché è risaputo che io ho, anche se limitativa, a livello di partecipazione già di identità di segretario del Partito delle Libertà, del Popolo delle Libertà, continuo il mio percorso successivamente con il proseguimento nell'adesione al nuovo centro di destra di Alfano. Tra, diciamo, le sue attività che ha fatto in questo breve periodo, c'è stata anche un'interrogazione che riguardava anche la confisca di un terreno in contrada seggio staio alla mafia, che era stata affidata alla comunità libera, se non vado errato. Sì, beh, quella è stata un'indagine svolta da parte mia per verificare se c'erano le condizioni per costituire qualcosa che potesse dare una risposta anche a livello occupazionale e per dare anche una risposta non soltanto lucrativa da parte del comune. Nel mio percorso di studi mi sono abilitato come amministratore giudiziario, ho conseguito un master presso la CISACOM, l'Università degli Studi di Palermo, e poi ho operato per circa 15 mesi, prima come stagista e poi come consulente a titolo gratuito al Comune di Palermo. E mi sono permesso di esprimere il mio parere, prima come un'indagine ispettiva vera e propria, su questo stato di questo bene. Il bene risulta essere in condizioni penose. Non c'è stata nessuna risposta fino ad oggi da parte dell'associazione che lo gestisce, che è quello di Libera. È stata più volte stimolata anche da parte del sindaco, da parte della segreteria, e verrà data qualche risposta in merito perché successivamente verrà costituita la cooperativa che viene intitolata e intestata a Rita Atria, con un percorso anche di personale che è ancora del Ma quale tutto da sarebbe la sua definire. proposta, diciamo, La per... mia, la mia, pro, la, la mia La mia proposta è più una risposta non soltanto commerciale, ma anche, non soltanto occupazionale, ma anche commerciale, cioè alla fin fine dare anche una valorizzazione di questi prodotti che vengono ad essere distribuiti e commercializzati dalla gente del territorio. Mi sia permesso di dire che queste cooperative hanno un retroscena che non hanno
niente di antimafia, ma bensì se consideriamo che dietro queste cooperative il presidente risulta essere il presidente della cooperativa Granarolo e che va, non ha tutto, nessun motivo a promuovere e a valorizzare questo prodotto, soprattutto dall'aspetto della legalità. Andiamo alla gestione dei rifiuti. Sappiamo insomma, che la gestione dei rifiuti ha diciamo, avuto tanti, tanti problemi, che poi le tasse ovviamente gravano anche sulla cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda la Benice Ambiente. Può dirci qualcosa in proposito? Ma io vorrei dire che così a livello proprio passionale, vero e proprio dell'attività mia, tra virgolette, di consigliere comunale, mi sono prodigato per capire quanto più possibile e possa sviluppare una società partecipata. E le mie interrogazioni sono state mirate a tutela soprattutto dell'ente comunale, perché gli effetti giuridici che produrranno un eventuale default della Belice Ambiente si ripercuoteranno sulle soci. Il comune di Partan per circa quasi l'8% è socio di questa società partecipata. Questa società partecipata nella sua attività ha prodotto un'infinità di debiti. La nostra attività economica finanziaria in un certo senso risulta essere handicappata dai creditori di queste società, e questa società viene a produrre questa così attività scellerata di gestione da parte degli amministratori, viene a inficiare un costo della TARES che pagano tutti i cittadini in maniera assurda. No, è impossibile, a prescindere le bollette che vengono consegnate un giorno prima o un giorno dopo, l'importo così oneroso da parte di tutti i cittadini. Il sottoscritto insieme ad altri ha valutato questo aspetto della TARES in commissione, ha cercato di difendere quanto più possibile insieme a tutta la commissione le classi meno abbienti, ma il costo risulta essere sempre oneroso. Questo perché a monte il costo di questa tariffa annuale da parte del comune risulta essere troppo oneroso. Negli anni chi doveva controllare non ha controllato. Io mi sono permesso Quindi di sollecitare... c'è stato un difetto di gestione. Sì, questo controllo... Ma come mai i rifiuti non vengono a essere considerati come una risorsa? Ma il problema qua non è tanto della risorsa, perché è anche la Belice Ambiente, ricordo negli anni passati, fino a 3 anni fa, era dotata di 2 addetti stampa con un giornale che a grande voce sostenevano di avere con la raccolta differenziata produrre utili e avere benefici. Sì, è vero. Ci sono grandi metodologie che portano a dare risorsa, perché il rifiuto è risorsa, ma non c'è programmazione. Così com'è il rifiuto risulta essere soltanto una rincorsa a sistemare, sono delle soluzioni tampone che non produrranno mai niente, nulla. Con tutto il rispetto, io ricordo negli anni passati l'AIME, il presidente della regione siciliana Cuffaro, aveva indovinato il percorso per quello che dovevano essere i rifiuti. Il rifiuto ha bisogno di programmazione. Quello degli ATO in Sicilia, perché non è un problema comunale o della Belice Ambiente, è un problema che è stato un fallimento e da tutto il territorio regionale. Non può essere né colpa di questo o quell'altro sindaco o amministratore. Se mi permette, nella mia attività io mi sono permesso di difendere sotto 2 aspetti. Ho chiesto la Costituzione come parte civile qualora ci siano rinvii a giudizio da parte degli amministratori della Belice Ambiente. Tengo a sottolineare questo passaggio, il sindaco mi ha garantito e ha sottolineato questo aspetto a tutela soprattutto dell'ente. Ho fatto un'interrogazione che riguarda anche un'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori. Questa è una normativa prevista dall'articolo 2904 del Codice Civile e che va a tutela soprattutto di chi ha creato questo danno erariale che andrà nei confronti di tutti i cittadini della Belice Ambiente. Un'altra sua attività è stata quella della mozione sugli indigenti, mozione che è stata presentata assieme al consigliere Lopiano e mi sembra che sia stata bocciata in consiglio. Quello del problema degli indigenti è un problema che va al di là dei gruppi consiliari, di chi la propone, di chi è firmatario. Anche in questa attività ci sono stati altri colleghi, come quella del 5 Stelle, che aveva proposto una soluzione al fine di dare una risposta agli indigenti.
ognuno dà una propria proposta. La bozza principale, la struttura quadro di questa mozione e il merito va al collega Lopiano. Io ho condiviso l'aspetto sostanziale, altri non hanno condiviso l'aspetto formale. Chi vuole, il sottoscritto non ha bisogno di visibilità o di chissà qualche cosa per chiedere qualsiasi mozione. Il problema andava fatto in un determinato periodo dell'anno, bisogna dare risposte, perché nella mozione sono contenuti elementi analitici e statistici che dimostrano... questa mozione si era concordata oppure la nata mozione, dal... la mozione nasce proprio dall'attività consiliare proprio del gruppo Libertà. Questa prassi che è del condividere e coinvolgere quanto più possibile va in determinati argomenti, ma l'argomento era così di una sensibilità unica che non prevedeva, secondo il mio modesto parere, il coinvolgimento di quanto gruppo più possibile. La proposta, anche nel mio intervento in Consiglio Comunale, prevedeva l'ampliamento della discussione. Non si voleva essere la risposta unica alla risoluzione del problema, ma era soltanto, principalmente, l'obiettivo era quello di attenzionare, di focalizzare quanto più possibile un problema che è quello della disoccupazione e dell'indigenza, visto la crisi nei tempi moderni che si sta producendo a 360 gradi, coinvolgerà anche la nostra... Il Comune cosa può fare per cercare di alleviare questo problema? Quello che è scritto nella mozione non è che gran parte è contenuto nel programma dell'attuale sindaco. Noi non abbiamo scoperto nemmeno l'acqua calda, o era contenuto in altri programmi elettorali dei sindaci passati. E che il problema era cercare di dare una proposta della soluzione ai tempi moderni. Bisogna focalizzare anche l'aspetto del 5 per 1000 che può essere detratto da parte dei cittadini, che possono favorire, puntare e stimolare il comune, l'ente comunale. E questa è un'attività che è promossa giusta, come dicevo io, col cosiddetto sistema della raccolta dei fondi del franchising, e praticamente sono delle stimolate, danno delle risposte. Attualmente questo strumento è utilizzato dal comune circa, mi sembra, se non mi sbaglio, dai dati che mi risultano essere dati, e nell'anno passato sono state raccolte più di 2.000 euro senza nessuna attività di promozione. Quindi, se con la dovuta attività di promozione raccogliere una voce che riesca a raccogliere anche 50-60 mila euro, la risposta per gli indigenti sarebbe diversa. Vorrei sottolineare che queste non sono degli ammortizzatori o delle piccole caramelline per quanto riguarda i cittadini, ma bensì potrebbero essere delle risposte, soprattutto anche a costituire un fondo di microcredito che servirebbe anche a delle attività piccole e artigianali, perché l'artigianato è quello che può dare la svolta anche per piccole realtà economiche come quella nostra. Durante la campagna elettorale, il vostro gruppo e sicuramente anche il sindaco e tutta la vostra coalizione ha parlato di riduzione delle indennità per quanto riguarda le commissioni, una riduzione che doveva essere del 100%, se non vado errato, no? Però poi alla fine in Consiglio Comunale c'è stata la riduzione del 30%, quindi un po' si sono disattese quelle che erano state le dichiarazioni in campagna elettorale. Come mai? Se quello dei costi della politica deve essere una risposta alla mala politica, io non da sempre non ho condiviso questo aspetto. Io mi sono permesso, quando è stato, di valutare che la risposta che bisogna dare è quella della buona politica. La buona politica esce soltanto dall'impegno. Il gettone di presenza che viene percepito dai consiglieri in merito all'indennità è un mero rimborso spese. Non parliamo di cifre che possono essere paragonate agli indennizi di chi realmente vive e fa il professionista. Noi diciamo che già era un segnale. La risposta del segnale io la condivido, non la rispetto, e anche se in quella partecipazione di quel determinato punto del programma elettorale io non ho partecipato, perché non dovevo essere nemmeno candidato, per ovvi motivi personali non volevo partecipare alla competizione elettorale. Mi sono trovato a sostenere
questo programma che condivido. Poi ci siamo confrontati all'interno della maggioranza e abbiamo deciso per optare per questa forma, perché la maggiore risposta di riduzione dei costi politiche viene data dall'amministrazione. Vorrei sottolineare che i costi di questa amministrazione, da un punto di vista dei costi della politica, risultano essere abbattuti in maniera notevole e consistente, non soltanto da parte degli assessori, ma con delle collaborazioni esterne che risultano essere anche qualificate e performanti anche a costo zero. Secondo lei questa amministrazione quindi sta facendo bene fino a questo momento? Abbiamo 6 mesi già che è stata eletta, quindi... Questa amministrazione sul profilo dell'impegno è eccellente, così come anche il Consiglio per i lavori che si sono state svolte. E c'è molta sinergia fra le varie componenti, non soltanto quelle della maggioranza ma anche dell'opposizione, e con tutto il Consiglio stesso, anche con l'amministrazione stessa. Vorrei fare un plauso all'attività dell'attuale sindaco Catania, perché si è trovato a svolgere non una mera attività di programmazione che ancora sta lui impiantando e costruendo, che è quello che è il programma elettorale, ma si è attivato bensì a soddisfare e a rincorrere le varie emergenze che ci sono state. Non appena eletto ci sono state delle emergenze idriche di notevole importanza, perché si è affrontato il periodo estivo, c'è stato anche il problema dei rifiuti, perché l'attuale bolletta poteva essere del servizio di raccolta poteva essere ancora più onerosa se il sindaco Catania non si fosse sbracciato così e avrebbe risolto il problema della discarica di Campobello, perché l'eventuale trasporto dei rifiuti nella discarica di quelli di Catania avrebbe fatto triplicare il costo. Ecco, è lì che bisogna soprattutto focalizzare. Diciamo che poi guardando un po' in giro la città si vedono questi rifiuti che sono comunque in tutte le strade. Il dramma, diciamo, io vorrei, problema, non, vorrei non vorrebbe essere non è stato risolto, no? Io lavoro in quelle della provincia di Palermo e vedo che la situazione risulta essere ancora più critica. Non è una giustificazione, perché sicuramente non deve essere, perché sarebbe in contraddizione con quello che ho detto prima, però dico che alla fin fine le soluzioni tampone che sono state adottate soprattutto dagli operatori ecologici, che sono sensibili principalmente loro come concittadini a tenere pulito il paese, e risultano essere efficienti. Va bene, ringraziamo il consigliere Benenati e alla prossima intervista. Grazie.